Eolico selvaggio, un equivoco che l'urgenza della transizione ecologica ancora non ha chiarito. Sono sempre più numerose le comunità locali che si oppongono al proliferare delle centrali che sfruttano l'energia del vento per motivazioni di carattere ambientale e di convenienza economica. È il caso di San Vito sullo Ionio, in provincia di Catanzaro, sulle cui montagne dovrebbe sorgere un mega impianto e su cui pesano i dubbi del WWF e dell'opposizione consiliare. Lo testimonia questa intervista al professor Gianfranco Franco Macri, docente universitario ed esponente del Movimento Civico Sanvitese Liberamente. Allora, grazie innanzitutto per l'invito e questa è un'occasione preziosa che posso anche a nome di Liberamente, che è il gruppo di cui faccio parte e che poi rappresento insieme alla collega Savari in Consiglio Comunale, un po' provare a, come dire, esternare quella che è la nostra posizione. Giustamente lei come dire, mi dà un primo assist introduttivo per provare un po' a raccontare un po' questa storia come parte, perché forse è il caso di a dire due accennare due poche parole su questa vicenda. La storia a San Vito inizia in realtà molto tempo fa, nel senso che se ne comincia a parlare verosimilmente intorno alla fine degli anni 90, anche perché nel 91 viene introdotta una legge, la numero 10 del 1991, che si prefigge, grandissima novità per quel tempo, di come dire, provare a dettare le linee guida circa l'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e anche dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia. Sul piano formale, invece, nel gennaio del 2022, si costituisce questa società, denominata Parco Eolico di San Vito, e dopo 5 anni, nel gennaio del 2007, viene firmata una convenzione tra questa società e il comune di San Vito. Ora, quello che avrebbe dovuto in realtà succedere è che, insomma, partito questo progetto, la comunità venisse coinvolta in questa importante operazione che poi non riguardava soltanto San Vito, ma riguardava anche i paesi vicini a San Vito. E coinvolgere la popolazione significava spiegare dall'inizio quali erano le finalità che si intendevano perseguire, il territorio della montagna coinvolto in questa operazione. In realtà non succede nulla di tutto questo, nel senso che la questione viene lasciata abbastanza sotto traccia. Da racconti che mi fanno persone più grandi di me che ricordano quella stagione, ritengono anche strumentalmente lasciata a bagnomaria e quindi sottratta al dibattito pubblico e circoscritta all'interno di piccoli gruppi che sostanzialmente sostenevano questa iniziativa, vicini all'amministrazione comunale del tempo. Non che non ci siano state delle voci di dissenso, ma si trattava più che altro di voci molto isolate, immagino etichettate subito come conservatrici o addirittura come, diciamo, nemiche del progresso che avanzava grazie a questa importante novità. Sono anche anni quelli in cui San Vito ancora ha una sua centralità territoriale. C'è una discreta impresa, e soprattutto quella edile, che tiene in piedi un indotto che sostanzialmente garantisce un certo equilibrio, un certo benessere alla comunità di San Vito, e sono gli anni dove c'è anche una discreta economicità di carattere culturale, di carattere sportivo, eccetera. Poi c'è il pubblico impiego ovviamente che fa il resto, per cui la questione, per non tirarla troppo alle lunghe, non diventa argomento di grande dibattito. È una fase anche quella successiva a Tangentopoli, ci sono nuovi partiti che avanzano, che poi sostanzialmente non mantengono le aspettative che invece avevano promesso. E due passaggi importanti da ricordare sono innanzitutto l'effetto della legge 142 del 90, che per la prima volta legittima in maniera chiara la partecipazione della popolazione anche ai processi deliberativi. E si arriva fino agli anni 2000, il decreto legislativo 267 del 2000, il testo unico sugli enti locali, che, come dire, chiude il cerchio un po' su tutti questi processi, che è un passaggio importante dal punto di vista anche politico, che però non viene raccolto dalle amministrazioni
che si sono succedute nel tempo, tant'è che la riforma dello statuto del nostro comune risale, e quindi l'adeguamento dello statuto al decreto legislativo del 2000 risale a pochissimo tempo fa, cioè praticamente nel 2021. Questo per dire sostanzialmente che una questione così importante, con gli strumenti che l'ordinamento progressivamente mette a disposizione della comunità, non viene ritenuta da chi ha amministrato nel corso degli anni importante, tanto importante da sentire, da informare la popolazione su quello che stava succedendo. Un progetto datato, quello di San Vito, che ha ormai 30 anni sulle spalle e che si scontra con le esigenze di rilancio turistico del territorio. Beh, in effetti qualcosa poi cambia ad un certo punto, ma cambia molto recentemente e dobbiamo arrivare all'estate del 2021. Perché nell'estate 2021 questo movimento civico di cui io faccio parte organizza un evento pubblico a San Vito per, come dire, provare ad informare la popolazione su quello che è lo stato di avanzamento di questa vicenda, perché nel frattempo, sotto traccia, questa vicenda va avanti. Chiaramente la società committente ha tutto l'interesse a mettere in piedi questo importante parco eolico. Contemporaneamente succedono alcuni fatti anche rilevanti che riguardano le sorti dell'amministrazione comunale. C'è una fase anche finale, prima appunto di questo evento del 2021, di commissariamento del comune che rallenta di molto e liberamente pensa a quel punto che sia arrivato il momento di provare ad informare la popolazione, partendo da una posizione che liberamente manifesta in maniera molto chiara che è di contrarietà al parco eolico, cioè verifichiamo se esistono le condizioni per bloccare la costruzione di questo parco e se, come dire, la popolazione ci segue. Bisogna anche dire che in questa fase, liberamente inizia a fare un lavoro anche di studio, e quindi io, con l'aiuto dell'avvocato Calzone, che è il delegato del WWF Calabria, altri amici consiglieri, ci rechiamo in comune come si fa di solito, prendiamo il faldone che contiene tutte le carte del parco eolico e iniziamo a studiarci dall'inizio praticamente questa vicenda. E come dire, oltre a farci un'idea della complessità della questione e proviamo anche a informare la popolazione con piccoli comunicati, cioè facciamo nel nostro piccolo quello che sostanzialmente un tempo facevano i partiti e che poi a seguito di alcune vicende legate anche alla storia del paese si sono sostanzialmente poi perse. E la cosa importante che proviamo a dire è che si tratta di un parco eolico importante, cioè si tratta di 14 aerogeneratori, quindi tante pale, con come dire, imponenti, alte più di 100 metri, con un rotore che giunge addirittura a misurare più di 140 metri, che vengono allocate in delle piazzole di cemento armato, che ovviamente producono una vera e propria desertificazione della montagna. E nel corso degli anni, sebbene questo parco non sia mai nato, la montagna di San Vito, in quella parte dove dovrebbe nascere il parco eolico, ha subito delle aggressioni ambientali devastanti. Ci sono delle fotografie che documentano molto bene tutto questo. E quindi c'è una specie di palcoscenico dell'orrore in questa montagna di San Vito, che poi, come dire, confina con altre realtà a loro volta interessate dalla costruzione di altri parchi eolici, dove si percepisce che l'impatto ambientale è imponente, quindi alterazioni di natura idrogeologica. San Vito ricorda bene l'alluvione del 2018, che cosa è successo, mutazione degli equilibri ecosistemici, lo stravolgimento del panorama e non da ultimo, l'abbattimento di centinaia di alberi di alto fusto. Se è vero, come è vero che in una delibera della Giunta Comunale di San Vito del 12 luglio 2021 si parla della necessità di dover abbattere qualcosa come 750 alberi di alto fusto. Tutto questo, capisce bene, non solo allarma liberamente, ma inizia anche ad allarmare una fetta di popolazione che non vorrebbe che il destino della montagna di San Vito fosse appunto, come dire, già scritto, e quindi ci iniziano a chiedere se è possibile fare qualcosa, proviamo a farlo.
La Regione Calabria ha già bocciato un parco eolico nella vicina Monterosso e adesso anche a San Vito si spera. Beh, è chiaro che tutti no, a noi farebbe molto piacere se questa volta sarà il Ministero dell'Ambiente a doversi pronunciare, se dovesse arrivare un diniego, perché esistono effettivamente, secondo noi, degli aspetti di carattere tecnico che, come dire, dovrebbero essere abbastanza cogenti da questo punto di vista. E quindi siamo in febbrile attesa di sapere perché. E dopo tutto questo tempo ormai siamo addirittura d'arrivo, cioè quindi capiremo da qui a qualche mese che cosa ne sarà della montagna di San Vito. Ci sono degli aspetti che poi, per esempio, il caso di Monterosso è un caso interessante perché, sebbene sono storie diverse, si parla soltanto di lì, sono soltanto tre pale, a San Vito in realtà sono ben 14, quindi migliaia di metri quadrati e di territorio interessati alla questione. L'esperienza di Monterosso dimostra anche una cosa rilevante dal punto di vista politico e culturale, oltre che dal punto di vista tecnico, ma sono cose diverse, che dove c'è partecipazione, dove c'è voglia anche di difendere interessi, beni importanti, beni comuni come le foreste, le montagne, tutto ciò che ovviamente all'interno di queste montagne, di queste foreste c'è, a volte si riesce anche a vincere, a portare avanti. Per fare questo c'è bisogno di un lavoro, ovviamente, non solo di convincimento, ma anche di relazioni, di condivisioni di momenti anche in sede tecnica, in sede scientifica, in sede culturale. Io ricordo tempo fa a San Vito organizzammo un evento, noi deliberamente, con Francesco Bevilacqua, dove Francesco Bevilacqua, da esperto di montagne, di cura dell'ambiente in generale, ha provato da par suo con grande competenza a raccontare che cosa significa. Perché poi c'è innanzitutto questo aspetto della devastazione ambientale, ma poi c'è un altro aspetto, cioè i parchi eolici selvaggi, come diceva lei, non producono ricchezza. Quello che in realtà le amministrazioni comunali dovrebbero fare e non immaginare di risollevare le sorti economiche dei paesi facendo parchi eolici. E le sorti economiche di un paese come San Vito, per esempio, che ha una montagna così importante, andrebbero cercate insieme alla montagna, cioè innanzitutto contrastando tutte quelle operazioni che sono appunto, non so, la sottrazione illecita del legname, il contrasto agli incendi dolosi, l'inquinamento del sottobosco. Qui citavo prima Francesco Bevilacqua che sui social periodicamente ci racconta con i suoi reportage che cosa succede nei boschi della Calabria. E poi contro chi minaccia le risorse che ci sono in montagna, l'acqua, il legname, i minerali, le diversità biologiche, quelle faunistiche, e poi valorizzare un'idea di montagna che significa la cura dei prati, l'allevamento degli animali, la produzione di materie prime quali latte, formaggi e altre cose, i piccoli centri abitativi, i piccoli insediamenti che ancora ci sono in queste montagne, la scoperta di nuovi percorsi, il turismo lento, la cultura, l'archeologia, insomma. È questa la vera ricchezza che una montagna dovrebbe, come dire, che una montagna offre e che una comunità dovrebbe saper raccogliere. E aggiungo un'altra cosa molto importante, cioè c'è un'altra, secondo me, puntualizzazione che va fatta, cioè la questione del quantum, cioè la questione delle, come dire, committenze che le società che costruiscono parchi eolici restituiscono, diciamo, ai comuni in termini appunto di prestazioni corrispettive. Sono delle prestazioni queste, dove che innanzitutto vanno inquadrate, secondo me, correttamente, come ha stabilito tempo fa in un'ordinanza il Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha detto sostanzialmente questo. Questi canoni che ricevono i comuni non devono essere utilizzati per fare il campo di calcetto, per fare ristrutturare la facciata di una scuola, per abbellire uno spazio pubblico, per aggiustare la fogna. I canoni devono essere utilizzati per contenere le conseguenze negative dei parchi eolici, cioè costruite i parchi e intorno preoccupatevi di mantenere una certa salubrità utilizzando quello che sono appunto quelli che sono i canoni che le società vi restituiscono. Se invece dovete fare altro, beh, i fondi dovete andare a prenderli altrove. È sbagliato pensare
di risollevare le sorti economiche di un paese utilizzando questi soldi. I soldi vanno presi altrove. Ed è anche sbagliato sostenere che, siccome ormai siamo in uno stato di avanzamento così evidente, interrompere questo processo potrebbe avere delle conseguenze negative, non solo sulla stabilità dei bilanci comunali e quant'altro. La ricchezza va trovata altrove, le soluzioni ai problemi vanno trovate altrove e non si risana l'economia di un paese distruggendo la montagna. Cioè, questo lo capirebbe anche uno che non è, come dire, molto avvezzo alla questione. Per cui, come dire, e vengo anche, come dire, un po' alle conclusioni del nostro ragionamento. Noi ci aspettiamo che nei prossimi mesi il Ministero dell'Ambiente possa porre attenzione alla questione, perché è una questione complessa, molto delicata, e devo dire, sorprende, per esempio, leggere la relazione dell'impresa alla presentata appunto al Ministero, dove la società sostiene che non ci sarebbero radicali stravolgimenti dal punto di vista ambientale. In realtà la cosa giusta la dice proprio l'avvocato Calzone, che ha presentato una sua memoria, dove sostanzialmente dice: lo stato dei luoghi è cambiato rispetto al passato. Cioè, noi siamo in una situazione in cui tutto ciò che circonda il territorio di San Vito è già pieno di parchi eolici. Quindi aggiungerne un altro significherebbe completare una devastazione che non avrebbe, come dire, misura alcuna. Paradossalmente, a un certo punto, in un passaggio della sua relazione, l'avvocato Calzone dice: a questo punto la società avrebbe fatto bene a ripresentare una domanda ex novo, piuttosto che insistere sul fatto che si tratta in realtà di poche cose. Non si tratta di poche cose, si tratta di un progetto molto impattante, e questo dovrebbe in realtà farci riflettere tutti. E soprattutto, come abbiamo provato a dire in quell'evento che ricordavo prima, del luglio 2021, questa era e dovrebbe ancora essere un'occasione per unire la comunità piuttosto che dividerla, perché dobbiamo preoccuparci anche delle generazioni che vengono. Se è vero come è vero che nell'articolo 9 della Costituzione si dice appunto che la Repubblica deve tutelare l'ambiente anche preoccupandosi delle future generazioni. E quindi, sulla scorta di questa premessa, noi ci prepariamo a fare quello che si è fatto altrove, cioè nelle prossime settimane organizzeremo insieme ad altre realtà ambientaliste, amministratori, volontari, singoli cittadini, un evento nella montagna di San Vito, una sorta di sit-in dove faremo come hanno fatto a Monterosso, ci abbracceremo i nostri aceri per lanciare un messaggio anche simbolico alle istituzioni per dire questo tesoro non va distrutto, va tutelato. Non saranno certamente le pale eoliche a proteggerci dai disastri che la natura ogni tanto, come dire, ci ricorda e ci restituisce amaramente, e quindi tuteliamo questo patrimonio e mettiamo in piedi delle esperienze che possano invece stabilire un collegamento virtuoso tra la valle, diciamo, e la montagna.